storia delle origini. Oh, forte, adoro le arancini. Sono succose, strapiene di vitamina C. Non proprio, ma di sicuro questa è una storia succosa e polposa. Inizia molti anni fa, una notte come tante. A quel tempo ero un giovane acrobata di circo, membro del famoso... Aspetta! Hai detto circo? Ah, sta raccontando di nuovo la storia deprimente della sua infanzia. Non è una storia deprimente, è la storia delle mie origini. No, vogliamo quella della frutta! Ma dai, non sono nemmeno al pezzo forte! Non ci sono pezzi forti. Tutti i pezzi sono tristi. È questo che le rende le storie delle origini grandiose! La tragedia struggente! Se ne volete una che sia tragica, ascoltate la mia! Oh sì, raccontacela bella! Mi piace quella! No! Stavo raccontando la mia commovente storia delle origini! D'accordo, comincia molto tempo fa, quando ero una bambina normale che viveva con degli anziani. Oh no, ho il laboratorio di scienze! Me ne vado, anziani che mi allevate! Prima di uscire, ricordati, se avrai dei superpoteri, forse dovrai usarli per compiere del bene, invece di non compiere del bene. Sta zitto, anziano, non sei niente della mia vita! Non so perché abbiano assunto una fotografa per fare degli scatti agli esperimenti segreti dei laboratori, ma ne sono grata. Ah, cavolo! Quel malefico corvo mi ha morso! Spero che non sia un pennuto radioattivo! Oh, grande! Mi verrà un avvelenamento da radiazioni e... Oh, aspetta! Mi sento più forte! Cosa? Fantastico! Ho i superpoteri grazie al morso di quel pennuto! Davvero divertente. Morso di un pennuto radioattivo, è un classico. Già, roba forte. E quell'anziano è venuto a mancare all'età di 95 anni. Tragico. Oh, se n'è andato giovane. Vedete, io non sono di qui. Vengo da un mondo molto lontano. Il pianeta Tamaran. Lì ero una principessa prossima a diventare la regina dell'intero pianeta. Ma sono stata tradita dalla mia stessa sorella. Mi ha bandita dal nostro pianeta e sono venuta sulla Terra, dove mi sono subito innamorata di queste bellissime palline di il pelo. Una stella della Justice League. Il mio nome è Robin e non ho avuto un'infanzia normale. In una fattoria con il mio nonnino. È stata molto dura coltivare i campi di grano, soprattutto a causa dei corvi che rubavano il nostro raccolto. E quando il grano è finito, hanno portato via la mia nonnina. Cavolo! Sembra che tu stia inventando ogni cosa! No! È tutto vero e molto triste. Sembrava che non potesse andare peggio, finché un giorno un meteorite ha distrutto la fattoria! Ma se vincessi questa competizione, ricostruirei la fattoria di famiglia! Ogni volta che penso a quello che i miei nonnini hanno fatto per me, una lacrima mi riga il viso! Oh, povero piccolo contadino! Grazie! Sembra una vagonata di sciocchezze sciocche, ma è stato molto tragico, quindi meriti una seconda occasione. Wow. Questa storia non è affatto vera e non è tragica! Vuoi una tragedia vera, bello? Cyborg, racconta la tua storia delle origini, non tralasciare niente. Va bene, fratello. Tutto è iniziato tanto tempo fa. Sono nato in un pianeta alieno che stava per esplodere. Per salvarmi, i miei adorabili ma discutibili genitori mi hanno sistemato in una capsula e mi hanno sparato nello spazio. Capo! Ero un poppante indifeso che vagabondava nello spazio da solo. Pazzesco! Non so cosa pensassero. Poi boom! Mi sono schiantato su una fattoria sulla Terra. Una coppia di contadini mi ha trovato nudo e in lacrime e hanno deciso di adottarmi e allevarmi. Dopo ho scoperto di avere dei poteri fantastici. Ho lasciato la vita nel fienile e sono diventato un supereroe. Salvo gente che cade da edifici alti, cascate, scale, cavalli e sedie. Così sono finito sulla Terra in modo super. Wow! Oh, i contadini che mi hanno allevato hanno passato brutti momenti per il cambiamento climatico, le sovvenzioni agricole e l'avvento dell'agricoltura industriale. Hanno perso la fattoria e ora sono senza tetto. Tragico. È davvero tragico. Questa storia era più ridicola dell'ultima. So
Robin, mi chiamo Robin, piccolo Robin. Sono nato nell'anno 1843. Mio padre si chiama Bob Cratchit. Siamo molto poveri e vincere questa competizione sarà un vero e proprio regalo di Natale. È il canto di Natale. È la mia vita. Sei nato nel 1843. È ovvio. Beh, è ora della tua terza e ultima possibilità, piccolo Robin. La futura stella della Justice League. Salve, gente! Vorrei presentare a tutti il piccolo Robin! È iniziato nel 1776. L'impero britannico governava le colonie americane. I soldati britannici soggiornavano da chiunque, in ogni momento. Tassa per ogni respiro. E le tasse erano super ingiuste. Ma peggio ancora, tutti erano obbligati a bere tè di continuo. La soda era vietata, è stato terribile. Alla fine George Washington e i padri fondatori erano stufi. Con l'aiuto della potente Aquila Calva e della Statua della Libertà, hanno dichiarato l'indipendenza e hanno buttato il tè nell'oceano. Senza il loro tè, l'esercito britannico non aveva speranza e l'America ha potuto bere la soda che voleva. Naturalmente, dal momento della loro umiliante sconfitta, gli inglesi hanno lavorato per riprendere il controllo degli Stati Uniti d'America. E quel tè è il loro modo per farlo! Robin, è solo un'insalata d'acqua calda. È tradimento! Tradimento, dico! E adesso metterò il tè dove deve stare! Yeah! Dimenticate il tè! Voi siete americani! Vi serve qualcosa un po' zuccherata? Credo che non ci potremmo mai godere l'acqua calda di foglie. Sì, penso che tu... Oh, guardate! Ma da dove è sbucato fuori? Questo qui è il segnale! Noi quattro siamo destinati a bere del tè! Non lo so, ragazzi, mi sembra sospettoso. E se Robin avesse ragione? Oh, ma dai! Quando mai siamo stati avvertiti di fare una cosa e dopo quella cosa è finita male e ci ha messo nei pasticci? Non mi ricordo che sia mai successo. Sì, non penso a nulla. Allora beviamo questo tè, belli! Sì! Sì, in effetti non ha molto sapore. Può non avere sapore, ma di sicuro mi fa sentire come se fossi un grande uomo internazionale. Vero? E la bustina di foglie inzuppate è la prelibatezza. Ne vuoi ancora? Oh, perché no? Slick. Sognavo di diventare un asso del football. I coach dicevano che avrei potuto farcela. Ma poi ho avuto un brutto incidente. Mi hanno ricostruito come un cyborg e ho cambiato il mio nome in Cyborg. Sì, non volevo pensarci troppo. Il punto è che ho subito scoperto la mia nuova passione. Cantare! È la cosa più importante che ho al mondo, non considerando i miei forti superpoteri, i miei amici supereroi e la roba da supereroi che... Non li considero se non vuoi! Comunque, ho avuto una vita difficile! Ma se entrassi nella Justice League... Mitica! Robin ha ragione. Quindi e il dunque è il momento di raccontare la vera storia delle mie origini, oscure e tragiche, tuttavia. I miei amicetti e io eravamo andati a vedere uno splendido film. Oh, ammetto che è stato davvero uno splendido film. Non pensavo che i mitici piloti militari sarebbero mai stati gli amici. Ma io mi sbagliavo. Oh, vuoi prendere la scorciatoia per rientrare? Attraverso il sentiero oscuro e sporco. Molto bene! La 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 la. Micetti! Micetti! 10 anni dopo. Consegnerò i cuccioli cattivi di questa città alla giustizia. Usando il patrimonio dei miei micetti scomparsi, ho costruito una grotta per combattere il crimine e anche il molto bello computer. Miau. Grazie, micio Alfred. Miau. 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 L'allerta gatto! Il cane Joking me ne occupo io! Nel World Wide Web! È qui che condurremo la nostra battaglia contro i malvagi pirati informatici! Dobbiamo solo scovarli! Ci mette tanto! Sembra che la connessione sia lenta. Perché non provi a spegnere il modem per 30 secondi e poi lo accendi di nuovo? Non posso! È il wifi dei vicini. Non è la cosa illegale. No, se non hanno una password. Ancora qualche secondo.
Ancora qualche secondo. Ricerca completata. Pirati! Che bottino, filibustiere! Musica, film, software di produzione! Yarr! I pirati informatici sono pirati! Forza, sconfiggiamoli, amico! Oh, che senso ha? Doveva essere una fantastica avventura informatica, non una rissa marina! Se ne occuperà l'FBI! Robin, è una fantastica avventura informatica! Devi soltanto liberare la mente, sciocchino! Liberare la mente? Wow, adesso lo vedo chiaramente! Questa è un'avventura informatica! Scaricare codice e software di combattimento! Scaricare voci di pirati! Adesso so parlare proprio come un pirata! Scaricare nave da pirata! È il momento di buttare questi mascalzoni in mare! Titans, yo-ho-ho! Di redazzare il ponte! Hacker capitano! Proteggete il carico a tutti i costi, ciurma! Vi spedirò dritti dritti sul fondo del mare! Non fermerete mai la pirateria informatica! È un crimine senza vittime, dopo tutto! In realtà le compagnie perdono milioni di dollari di fatturato! E gli artisti che lavorano giorno e notte non vedranno mai un soldo del loro duro lavoro! E le utenze hanno obbligato a pagare cifre esorbitanti per i software di produttività! Ce l'abbiamo fatta! Splendido! Sai una cosa, avevi ragione! Una fantastica avventura informatica! Lo pensate sul serio? Certo! Grazie per averci mostrato la strada, Blaze! Blaze! Belli! Quei pirati avevano un sacco di roba nel forziere! Controllateli! Credo che sia possibile navigare un po'. Guardate quanta musica! La mia canzone preferita! Oh, e si possono elaborare molte parole con questo software! Il film di Pretty Pretty Pegasus! Wow, chi sono questi tizi qui davanti? È l'FBI! Voi pirati informatici mi fate pena! No, noi non... Vi dichiaro in arresto per tutti i software rubati! Scappate!